un infortunio non può fermare la passione, condizionare insomma la vita di un atleta. È l'espressione con cui possiamo sintetizzare il dramma e poi i tempi spesso più lunghi del previsto, perché un atleta, calciatore, pallavolista, cestista o altro rientri in campo dopo un infortunio. Per parlarne con noi uno specialista, un personaggio importante, Davide Sessa, dottore in fisioterapia, benvenuto professor Sessa, componente dello staff tecnico della FIDAL e preparatore atletico di molte squadre di calcio professionistiche e soprattutto preparatore per molti anni di Antonietta Di Martino, l'atleta, la plurimedagliata saltatrice in alto nativa di Cava dei Tirreni. Oggi Davide Sessa è anche consulente del gruppo Forte e cura nel centro del gruppo a Salerno il recupero e la riabilitazione di atleti e sportivi dilettanti. Dunque, dicevamo, il motivo per cui spesso può occorrere anche molto tempo prima che l'atleta ritorni al clima agonistico sta negli effetti dell'infortunio, che genera una serie di meccanismi difensivi che possono permanere a lungo. La prestazione atletica di un infortunato inoltre è condizionata dalla paura, dal timore di recidive e di non poter sostenere i carichi di lavoro precedenti al trauma e spesso si rinuncia agli esercizi e a metodiche di allenamento ritenute troppo rischiose. Per questo l'atleta tarda, tra virgolette, o non torna affatto ai livelli precedenti. La gestione da parte della squadra che ha vissuto l'infortunio è molto protettiva, al di là del rientro in campo. L'atleta sarà quello di prima soltanto quando e se riuscirà ad essere inserito nel gruppo pienamente e senza condizioni. Dunque, professor Sessa, quali sport praticano gli atleti che sono sotto le sue cure nel centro Cefisa, il gruppo Forte? Bene, noi ci occupiamo un po' di tutti gli sport, nel senso che ci troviamo ad affrontare problematiche che riguardano gli sport individuali, gli sport di squadra. Quelli che sono gli sport che chiaramente ci troviamo ad affrontare di più sono quelli che sono caratterizzati dall'aspetto del contatto, quindi dalle traumaticità di contatto, mentre alle volte sugli sport individuali ci troviamo a dover affrontare delle patologie croniche molto maggiormente dovute a problemi di usura o di overtraining o di stress, chiaramente dovute alla ciclizzazione del gesto che deve essere performante. Sì. Quindi abbiamo questi due aspetti principali, tra lo sport di contatto, come nel calcio, nel basket, e gli sport invece come il tennis, la pallavolo, dove c'è una ricerca della performance tale da effettivamente andare a stressare le strutture articolari, muscolari, che ne consentono la gestualità. Sì. Ecco, dalla sua esperienza, che è veramente notevole e rilevante, qual è il vero problema di un atleta, del rientro, più fisico o psicologico? Beh, l'aspetto fisico è, diciamo, quello meno preoccupante, nel senso che dipende sicuramente da quello che succede. I tempi della fisiologia sono dei tempi chiaramente che possono essere più o meno lunghi in base alla gravità, ma l'aspetto psicologico può determinare che questi tempi si allunghino e soprattutto può far sì che la riabilitazione paghi un aspetto di demotivazione oppure di paure, soprattutto nel pensiero e nell'affrontare ogni giorno un tipo di attività che non è quella classicamente svolta dall'atleta, nel senso che l'atleta si trova fuori dal gruppo, si trova fuori dalla sua quotidianità, si trova fuori dalla gestualità sportiva e quindi subisce quello che è un aspetto di sofferenza che non è solo fisica ma è soprattutto mentale, nelle preoccupazioni, nell'ansia, nello stress, e quindi da questo punto di vista l'aspetto psicologico deve essere curato, perché deve essere l'elemento motivante per far sì che una riabilitazione abbia la sua efficacia. Sì. Ecco, quando c'è un infortunio, perché qui si parla di rientri da un incidente, da un infortunio, ecco, quando c'è un infortunio in campo, sia nel calcio, anche negli altri sport, che cos'è che è preminente? La fatalità dello scontro, c'è uno scontro che deve avvenire ma nessuno lo sa, oppure l'agonismo eccessivo che oggi c'è, oppure la preparazione o impreparazione dell'atleta, oppure dal terreno di gioco, oppure da altro?
Beh, lei ha toccato dei tasselli che sono tutti fondamentali, nel senso che ogni componente ha la sua validità. Ci sono nell'ambito della preparazione ci sono degli elementi che noi cerchiamo di considerare come variabili calcolabili, no? Quindi ad esempio preparare l'atleta nel suo aspetto condizionale, preparare l'atleta a muoversi su campi che possono non essere ottimali. Certo, abbiamo delle variabili che non sono allenabili, quali ad esempio quelli che classicamente noi diciamo la fatalità, quello che è lo scontro di gioco, quello che è la... Che ha la sua, come dire, la sua quota. Che ha la sua quota. Certo. È chiaro che noi cerchiamo, l'obiettivo deve essere quello di limitare quanto più possibile gli elementi che sono quelli che si possono preparare, quindi le variabili che possono essere considerate a secco rispetto a quelle che sono quelle fatali. E a quel punto chiaramente la possibilità, la probabilità che l'atleta si infortuni sicuramente sarà minore. Sì. Ecco, si parla, quindi stiamo parlando di riatletizzazione, cioè di ritorno dell'atleta al clima agonistico, quindi ai gesti normali. Ecco, e in questo processo, che da quello che capisco intuiamo tutti è abbastanza complesso, che cosa è preminente, la gradualità o altre cose? Bene, la gradualità accompagna tutto il processo riabilitativo. Sì. Noi fondamentalmente abbiamo diverse fasi, distinguiamo nelle diverse fasi della riabilitazione in diverse fasi, ma la riatletizzazione è l'ultima fase, quella che effettivamente riporta l'atleta in campo. E quando l'atleta ritorna in campo, noi ci dobbiamo rendere conto che la gestualità dell'atleta ha delle componenti in termini di esplosività, di velocità, di forza, che vanno recuperate e soprattutto sono correlate col gesto sportivo. Quindi fare una riabilitazione che faccia recuperare l'atleta nel senso del dolore, nel senso del movimento, non è sufficiente, perché quando l'atleta ritornerà in campo dovrà tornare in campo con delle espressioni prestative che devono essere al top. Questo vuol dire che l'atleta deve ritrovare le sensazioni. Ritrovarsi. L'atleta fondamentalmente ha una grande sensibilità. Se non ritrova quelle sensazioni non riuscirà ad esprimersi al massimo, e questo potrebbe essere uno di quegli elementi che dicevamo prima che portano a un nuovo infortunio, perché l'atleta non è ancora pronto né con se stesso né rispetto alla propria condizione psicofisica nel ritorno in campo. Ecco, oserei dire che nell'ultima fase, quella più importante, vale più l'aspetto psicologico che quello fisico. L'aspetto psicologico è fondamentale. Immaginiamo un atleta che ha avuto una lesione, ripercorrere lo stesso contatto, avere ad esempio ricalcare un campo dove praticamente capisce che la situazione, il terreno di gioco non è valido, non è dei migliori, avere la paura di avere il contatto su quell'articolazione che l'ha tenuto fuori dal campo per 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi. Quindi voglio dire, l'aspetto psicologico è fondamentale. In questo, ecco perché buona parte di questa riabilitazione viene fatta proprio in campo, proprio per eliminare e limitare quelli che possono essere le variabili che poi si troveranno nel ritorno alla partita. Sì. Ecco, quando ci si accorge che l'atleta, che il calciatore, insomma il cestista è riatletizzato, cioè quali sono gli elementi che lei valuta preminentemente? La forza, la resistenza, la velocità, l'affidabilità? Questi sono 3 elementi che noi chiamiamo, che fanno parte dell'aspetto condizionale, no? Dell'aspetto fisico. Diciamo che da questo punto di vista dobbiamo immaginare un poco la gestualità dell'atleta come un piccolo puzzle, cioè nel senso che noi dobbiamo considerare il gesto tecnico che viene scomposto attraverso tutti gli aspetti che lei ha citato, cioè della forza, della resistenza, della velocità. Per fare questo facciamo in modo di avere una batteria di test che ci consentano di dire che l'atleta è sicuramente pronto per passare ad uno stadio successivo. Quindi ultimamente usiamo anche delle tecnologie molto più avanzate, usiamo delle analisi video in modo tale da vedere che non ci siano discrepanze tra l'utilizzo di un arto rispetto all'altro, delle pedane di forza che ci consentono di capire che l'esplosività di un arto sia uguale a quella dell'altro arto, dei test di salto per capire che effettivamente ci siano delle capacità di recupero complete. Quindi quello che facciamo è una valutazione funzionale attraverso dei test che ci diano una bandierina verde, no? Che ci possa far passare quindi ad una fase più prestante o prestativa. Sì. Ecco, e cambiamo un attimo argomento, perché questa occasione è troppo importante per non chiederle
di qualcosa, insomma, sulla sua esperienza, noi l'abbiamo detto all'inizio, di allenatore di una grande atleta, cioè Antonietta Di Martino, che è stata, diciamo, sempre al limite, sulla soglia del titolo mondiale, però ha vinto medaglie d'argento, è vero, medaglie di bronzo, ha vinto titoli europei. Ecco, perché seguendola da vicino per anni, cosa, quindi la domanda è questa, insomma, era importante farglielo dire, che cos'è che fa grande poi un atleta alla fine? Ma nella mia esperienza, in quello che è stato il mio percorso con Antonietta, quello che posso sicuramente affermare è che per Antonietta e per un atleta in generale, il non considerare la propria professione esclusivamente come un lavoro, il mettersi in discussione ogni giorno, il pensare che un obiettivo non sia sempre raggiunto ma che si possa sempre migliorare, l'essere professionali e professionisti in ogni fase della propria esperienza, cioè quindi voglio dire nell'alimentazione, nell'allenamento, nella cura, nella riabilitazione, perché sappiamo che questi atleti sono stressatissimi da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista fisico. È chiaro che questo fanno sì che l'atleta, un talento, possa effettivamente diventare un campione. Ecco, è stata anche lunga la carriera della Di Martino. È stata lunga la carriera di Martino, un atleta che si è, ripeto, continuamente messa in discussione, continuamente, nonostante qualsiasi difficoltà, si è comunque rialzata, rimessa in piedi con umiltà e con voglia di ritrovare, di raggiungere degli obiettivi importanti. Ha avuto incidenti durante il suo percorso, incidenti muscolari, incidenti importanti che lei ricorda? Incidenti, chi non si allena a un certo livello, chi si allena a un certo livello necessariamente affronta delle problematiche, è inevitabile. È chiaro che la capacità di appunto rispondere all'infortunio con una voglia di rimettersi in gioco e soprattutto di ritornare allo stesso livello precedente, questo è l'aspetto fondamentale che fa sì che la carriera di un atleta possa essere così longeva. Ecco, adesso, giusto per chiudere, perché ci avviamo verso le conclusioni, immaginiamo di parlare non ad un atleta che ci ascolta, ma a persone normali come noi, comuni, persone che fanno attività fisica, fanno palestra per divertirsi, oppure magari fanno anche agonismo, però in maniera dilettantistica, cioè per divertirsi, per tenersi in movimento. Ecco, quali consigli? Ecco, vediamo qui così delle immagini un po' tipiche di persone di una certa età che, come dire, si forzano per andare poi in palestra, per non starsene a casa, così, senza fare attività, senza fare esercizio, e che invece si prestano e magari poi magari non tornano in palestra per molto tempo perché hanno il doloretto, hanno magari qualche piccola dolenzia, qualche acciacco dell'età. Ecco, che cosa dire, insomma, a tutti noi che non siamo atleti, però siamo persone normali e vogliamo fare attività? Beh, a chi vuole fare attività, intanto bisogna dire che è importante fare attività, è fondamentale fare attività, e che quindi, voglio dire, bisogna trovare l'attività giusta. Ecco, quindi da questo punto di vista, molte volte magari l'errore può essere quello dell'attività che magari piace, però non è l'ideale per il soggetto. Quindi bisogna fare un'ottima scelta dell'attività. Qui vediamo una ginnastica dolce condotta in gruppo. È improprio dire riatletizzazione dei dilettanti in palestra, ma noi abbiamo voluto usare questo termine provocatorio. Io credo che fondamentalmente sia invece una fase molto importante, soprattutto per il dilettante, nel senso che innanzitutto bisognerebbe imparare ad ascoltarsi, cioè bisogna informarsi su quello che si vuole fare in modo tale da essere preparati da questo punto di vista, e però bisogna ascoltarsi, cioè il piccolo dolorino, il sintomo è un alert del corpo che ci consente di capire che bisogna stare attenti, quindi bisogna ascoltare il proprio corpo, non forzarlo. Nel momento in cui c'è l'infortunio, mentre l'atleta professionista molte volte è seguito da uno staff e quindi da questo punto di vista è tutelato, il consiglio è quello di non seguire semplicemente l'aspetto del dolore per dire quindi finisce il dolore, sono pronto per ritornare alla mia attività, ma in questo senso, ecco, ritorniamo un po' al concetto di riatletizzazione, capire che l'attività prevede una capacità di svolgere un compito e bisogna quindi non solo che il dolore sia limitato, sia completamente scomparso, ma che io sia pronto per riaffrontare quel tipo di compito. Per cui
Fare una riabilitazione significa non solo eliminare il dolore, ma prepararsi anche a quello che è il ritorno all'attività, sì, in modo tale soprattutto da evitare quello che è una cosa spiacevolissima, quale ad esempio la recidiva, che è un problema che molte volte ti fa sì che ti demotivi e quindi tu, certo, abbandoni l'attività sportiva perché si rinuncia. Sì, certo. Ecco un po' questo. Quindi il messaggio finale: non è il dolore la misura del ritorno, o meglio, che ci deve impedire il ritorno alla passione, a una passione che è la palestra, l'esercizio. Sicuramente. È altro, è ben altro, sono altri valori. Bene. Bene, professor Sessa, grazie per questa testimonianza molto importante che lei è venuto a portare qui dalla sua esperienza. Lei è sempre, tuttora è tecnico della FIDAL. Sicuramente. Specialista però per i salti. Salti in genere, salto in alto, salto anche in alto, salto con l'asta, salto in lungo, salto triplo, sì, dove occorrono proprietà fisiche particolari. Chiaramente esplosività, parliamo di atleti, certo, di un certo livello che chiaramente sono cercano nella massima prestazione, quindi nella massima espressione fisica la loro prestazione. Sì, sono esplosive queste specialità.